Questa volta si affacciano i nuovi attori a cominciare dai fascisti del movimento sociale che da un po' di tempo, complici anche i programmi di Lerner, stanno trovando per la prima volta proprio dietro le telecamere una legittimazione che in precedenza non avevano mai ottenuto. Santoro fa risalire lo sdoganamento al 91. Il vero scongelamento mediatico di Fini avvenne il 28 novembre 1991 con Samarcanda. Allestimmo una puntata su Vittorio Emanuele di Savoia e il delitto di cavallo. Invitai Fini. Nessuno della sinistra accettò il contraddittorio tranne l'ex comandante partigiano Luciano Lama. Fu un punto di svolta. Concordammo su un punto, che con la crisi ormai evidente dei grandi partiti, soprattutto della DC, una forza come il MSI sarebbe entrata molto presto nel gioco democratico. Gli ex fascisti, per la verità, dimostrano di gradire l'attenzione loro riservata dai tre ricambio. Nel settembre del 92 aveva fatto scappare la presenza delle star della terza rete alla festa dell'MSI, dove Cursi e Lerner avevano ricevuto attestazioni di stima e un'accoglienza calorosa. Fini è compito, spiritoso, cavalleresco, riconosce Santoro, l'unico da accettare senza fiatare un percorso programmaticamente accidentato, a ostacoli, fatto apposta per metterlo in difficoltà. La sua patente democratica l'ha conquistata in TV affrontando le telecamere come nessun altro leader prima di lui. A fine Santoro decide presto di accoppiare D'Alema, provocando all'epoca il segretario Rocchetto più di un malumore a sinistra e pressioni per annullare gli inviti. All'inizio D'Alema non vuole vedersela con l'ex fascista. Davvero devo confrontarmi con lui? Chiede a Santoro. Santoro, che cosa? Scendere in campo? Deve influire anche su Santoro questo clima da rissa. Si presenta all'inizio dell'anno la nuova serie dei Rosso e Neo dicendo che in primavera si chiude e poi in autunno spera di fare altro, magari un programma quotidiano oppure inchieste e reportage. Perché no, anche da vendere in cassetta. Per la TV, per il paese, ma soprattutto per il conduttore, comincia in ogni caso un periodo di grande movimento. L'impegno politico di Berlusconi da una parte lo allarma, dall'altra proprio l'eccezionalità dell'accadimento sembra convincerlo che si possa aprire una nuova fase che vada oltre il duopolio. Il sodalizio con Costanzo si fa più stretto. I due decidono così di fare un'altra staffetta per spingere i partiti a impegnarsi a varare una nuova legge prima di fare nuove nomine. Se così non dovesse essere, se la politica non si impegna pubblicamente con tutti i contendenti a fare un passo indietro dalla TV, i due guru elettronici minacciano di scendere in campo anche loro. Una specie di ultimatum. Qui la stampa offre grande evidenza, giocato sul filo del paradosso che in qualche modo dà la misura dell'impasse clamorosa cui si è giunti con la candidatura di Silvio Berlusconi. Costanzo e soprattutto Santoro mandano in video trasmissioni con contraddittorio e ospiti bilanciati. Sulle reti Fininvest invece vanno in onda programmi che nessuno riesce a controllare. Su Rete 4 domenica 6 febbraio Emilio Fede decide di offrire uno spazio smisurato alla convention del partito di Berlusconi convocata al Palafia di Milano, una diretta interminabile al mattino seguita da differite e servizi speciali nel corso della giornata, con un tentativo non riuscito addirittura per l'intervento di alcuni preoccupatissimi dirigenti Fininvest e le proteste di Mentana di replicare lo spettacolo alle 20:30. Il fatto ha del clamoroso, perché come ha notato Gianni Statea, un osservatore non pregiudizialmente ostile, neppure i tempi in cui Forlani era padrone del TG1 e Craxi del TG2 ha capitato nulla di simile. Palinsesto di una rete televisiva è stato stravolto per mandare in onda in diretta il discorso di un leader politico.
Paradossalmente, invece, nei giorni successivi, quelle di Santoro saranno etichettate dal Cavaliere come trasmissioni ignobili. Tutta l'area dei comunisti merita di essere messa sotto schiaffo. La tempesta scatenata contro la televisione pubblica e i suoi professionisti è tale che il giornalista scrive a De Matteo difendendo il suo programma dagli attacchi di faziosità e snocciolando dati e numeri. Santoro è di parte, fazioso. Come denuncia ogni giorno Berlusconi, se lo è non fa sconti né a destra né a manca. Fatto sta che a marzo ha di fronte quello stesso Occhetto che gli aveva proposto di candidarsi. Lo strattona, non gli stende certo davanti il tappeto rosso. Dopo le elezioni nella lista di proscrizione stilata da un periodico di destra, Italia Settimanale insieme a molti altri personaggi. I tre sogni finiscono all'alba. Dopo la vittoria della destra, sia a sinistra chi si chiede se a spianare la strada al successo di Forza Italia non sia stata la TV in realtà, direttore in particolare i programmi e le piazze di Santoro. Se il 21% raccolto da Forza Italia non sia altro che una conseguenza dell'agguato televisivo, fatto di spot e martellante di un utilizzo militare delle reti Fininvest e delle sue star, anche una conseguenza dell'evocazione di un partito che non c'è, del dar voce alla gente, dell'esaltazione del nuovo, di una polemica antipolitica. Se sia davvero così, se odiano gli stoici. Ma non è facile capirlo. La stagione di Tangentopoli è stata così densa di avvenimenti, così rivoluzionaria, dopo decenni di immobilismo da far saltare tutte le certezze. Quel che è certo è che dal mainstream che contestava la vecchia politica uscirne con le ossa rotte la sinistra, le cui novità, PDS di Occhetto e la rete di Orlando, non rispondono ai bisogni di nuovo di questa stagione. Santoro, dopo le elezioni, si mette in movimento, avverte che per la TV può essere la fine situata in mezzo alla politica tra la destra vincente che va all'assalto della RAI e le reti private in mano a un unico monopolista. Paradossalmente, pensa insieme a Costanzo, con cui il sodalizio in questa fase si conferma solido, che dalla nuova situazione possa emergere qualche opportunità per un progetto alternativo di televisione. Alla fine del mese, altra staffetta TV per te e sogno, come viene battezzato il progetto del Terzo Polo. È presente il neo ministro delle Poste Tattarella, che non si esprime e si vendono in studio finte azioni della TV che non c'è. Il pubblico risponde acquistando per finta circa 800 miliardi di azioni. Dopo la trasmissione, D'Alema telefona a Santoro per chiedergli un incontro, durante il quale gli disse che l'amministratore dell'Unipol Consorte ha elaborato un progetto ed è interessato a dar vita a una nuova TV. Sembra dunque che possa cominciare sotto buoni auspici il tentativo di sbloccare il sistema. Per un momento l'anno successivo sembrerà addirittura cosa fatta. Ad aprile del 1995 Telesogno non sembra poi così lontana. Dietro questo movimento in realtà tra i due Anchorman si sono differenti ipotesi. Il conduttore di Canale 5 pensa di convincere la politica a fare il bel gesto, sedendo due reti, una della RAI e una da Fininvest, ad alcuni artisti associati per un'impresa sul tipo di quella esistente nel cinema americano. Santoro progetta un'operazione diversa. La sua idea è di aprire due TV locali, una a Roma e una a Milano, qualificando il palinsesto con i nomi di grido offrendo alle altre televisioni di consorziarsi, mutuando con i programmi anche il marchio e la direzione artistica. Alla fine si decide di puntare all'acquisto di Tele Monte Carlo in crisi. Forse
Forse in questo modo potrebbero bastare poche decine di miliardi di lire. L'annuncio dopo qualche mese dell'acquisto di TMC da parte di Seki Goin raffredda bruscamente gli entusiasmi, perché ciò accade proprio quando tutto faceva pensare, dalle risorse attivate alla determinazione nel perseguire il progetto, che l'obiettivo fosse dietro l'angolo. Il risultato è comunque che un sodalizio con disponibilità economiche non indifferenti e un potenziale di divi di enorme valore sul mercato televisivo a un passo dal successo si ritrova sconfitto. Il tentativo del mondo degli artisti non è forse sufficientemente realistico, almeno per quella parte di esso che confida nella volontà del sistema politico di procedere a un disarmo bilanciato delle reti Fininvest e Rai, ma esso certifica in ogni caso che i conduttori televisivi nei primi anni 90 hanno raggiunto un potere e un prestigio potenzialmente spendibili sulla scena politica. Tempo reale. Intanto i nuovi potenti hanno mandato a casa il CDA dei professori e al loro posto hanno insediato un nuovo CDA presieduto da Letizia Moratti, già consigliere della banca commerciale. La Moratti dimostra piglio maschile e voglia di fare, ma le nuove nomine dietro l'apparente presentabilità delle opzioni saranno una ripoliticizzazione dell'azienda. Nei posti chiave vanno uomini legati alla destra al gruppo imprenditoriale del Premier. Se Giordano, Iseppi e Zavoli vengono nominati a capo delle reti, la prima, la seconda, la terza, TG1 va a Rossella, direttore di Panorama, giornale di proprietà di Berlusconi, a TG2 Mimume proveniente da TG5. Per la rinuncia di Zavoli e Iseppi vengono poi chiamati Luigi Locatelli, che aveva già diretto TG2 ai tempi del CAF, e Gabriele Laporta vicino alla Lega. Dopo l'idilio iniziale, Santoro entra in rotta di collisione con il nuovo potere. Con la Moratti il clima è freddino. Dopo gli anni di Samarcanda e di Rosso e Nero, dopo la rimozione di Guglielmi, il clima si è fatto più difficile. Scomparsa ai tre, Santoro ormai teme l'appiattimento. È un Santoro sconfitto. Dopo la strenua difesa di Guglielmi, ma non domo. Certo guarda altrove più che alla RAI, che considera a rischio omologazione. Proprio pochi giorni dopo le sue dichiarazioni accurate sullo stato dell'informazione della RAI ottiene un grandissimo risultato, quando a tempo reale parla della libertà di informazione. Il giovedì 2 febbraio 95, in studio ci sono Paolo Mieli, Eugenio Scarfari e via telefono Silvio Berlusconi. La puntata ha un interessante prologo nel teatrino che si apre sui giornali nei giorni precedenti, con le solite accuse di parzialità da parte dell'ex premier, che invitato rifiuta di partecipare dichiarando praticamente che il programma non l'avrebbe nemmeno guardato. Ma nel momento in cui il direttore della Repubblica ricostruisce con precisione dati e passaggi della sua vicenda politico-affaristica, in regia giunge puntuale come un orologio svizzero la telefonata del Cavaliere. Questa volta poco incline all'irarità e alle facezie. A Santoro, che gli chiede come mai smentisca i propositi manifestati fino a qualche ora prima, si produce in un memorabile siparietto. Io ero al tavolo da lavoro, risponde. La vedevano dalle mie cucine. Il cuoco m'ha chiamato perché parlavate di me. Come si chiama il cuoco? Chiede Santoro. Michele, come lei, risponde. Il cuoco Michele sarebbe entrato da allora in poi nella galleria dei personaggi della corte di Silvio, tanto da essere invitato subito anche a quelli che è caso. Al telefono Berlusconi si scaglia contro Scarfa in maniera pesante, contesta la sua versione dei fatti, naturalmente a suo dire falsa e bugiarda, anche se il giornalista l'aveva suffragata con la citazione dei verbali della commissione d'inchiesta sulla P2. Il duello finisce a favore di colui che era stato a un passo da comprarsi la Repubblica.
con Scarface che di fronte all'irruenza intimidatrice del suo interlocutore sceglie di non reagire. Sondaggio infatti a fine trasmissione premia le tesi del Cavaliere. Punte di 8 milioni di ascolti sanciscono invece il successo di una puntata fiammeggiante. Berlusconi nella fossa dei leoni. Il primo governo Berlusconi è caduto, sostituito dal governo tecnico di Dini, che dovrebbe mettere in agenda alcune priorità per poi consentire al paese il ritorno alle urne. Tra queste c'è la riforma televisiva. Dopo meno di un anno, in un clima di fuoco perché Berlusconi ha alzato il livello dello scontro, aizzando con le TV i cittadini contro gli avversari del presidente Scalfaro, si apre una partita che per la sinistra sembrava compromessa. Compare Berlusconi nello studio del nemico. Il fatto è storico per il programma di Santoro, ma la ragione c'è ed è che la recente legge sulla par condicio non garantisce più all'ex premier la sufficiente copertura sulle sue reti, di cui fino a pochi giorni prima aveva potuto approfittare. Naturalmente una negoziazione accurata precede la messa in onda. Nella tana del nemico il cavaliere è giunto preparato da Ferrara, si porta 25 dei suoi, tratta con la regia per non essere ripreso sul lato sinistro, oggi anche i leoni devono aver paura. Sorride il cronista che gli ricorda di essere nella fossa dei leoni. Avrebbe preferito anche conoscere le domande, ma su questo il conduttore rimane a differenza di altri inflessibile. Santoro è felice di ospitare quel cavaliere che è stato quasi capace di farmi rimpiangere Craxi, aveva dichiarato un mese prima. Così la sera del 13 aprile 95 la vigilia delle elezioni regionali impone allo studio maggiore eleganza, indossa una cravatta rossa e prepara un parterre di giornalisti di primissimo livello. Gianni Riotta, Barbara Palombelli e Gardner. È preparato alla pugna, conduttore. Ma dietro le telecamere non interrompe mai un Berlusconi logorroico, piuttosto teso a divagare. Sembra che questa volta stia quasi assecondando l'interlocutore Santoro, che di solito è attento e interrompe con metodo. Proprio il giornalista considera l'interruzione il cuore della diretta la tecnica più importante e delicata da possedere. Quella sera Berlusconi rifiuta di dare un giudizio su Craxi dopo che è andato in onda a sorpresa un filmato che documentava il suo appoggio al leader socialista nelle elezioni del 92. Risponde in passato su una storia di libretti al portatore intestati ai suoi familiari, trovati in una filiale di banca. Poi nel momento più teso disse di aver saputo, per vie riservate, che Di Pietro non era d'accordo sull'invio dell'avviso di garanzia a novembre. Allude a un dissenso nel pool, cerca di capitalizzare l'immagine di Di Pietro, ma l'ex magistrato smentisce nelle ore successive. Contro Pippo. Con la Moratti il rapporto non è semplice. Del resto il giornalista non fa mistero di sentirsi in estremo disagio in questa Rai della destra. In estate si riaccende la trattativa del gruppo di Rai 3 con Fininvest, guidata dall'ex direttore di Rete Guglielmi, nella speranza di convincere il nemico a consegnare una rete all'inventore della TV e a tale dei suoi, e ai suoi professionisti del disordine. Tra vari tira e molla, alla fine Santoro, che comunque la Moratti non vuole regalare alle reti private, nonostante le numerose dichiarazioni di insofferenza, anche questa volta resta in Rai. Pesano i forti dubbi e perplessità di andare a lavorare con l'azienda dell'ex capo del governo, i timori che la reale volontà di quest'ultimo sia solo di sottrarlo dalla Rai. Per Santoro l'incarico di direttore è cosa fatta, gli disse la Presidente. Mi aspetto che lei mostri le sue capacità di innovazione. Il CDA della RAI è d'accordo. L'unico reale problema è il direttore generale Minicussi, che condizionato da Berlusconi non è entusiasta e pone qualche difficoltà. Santoro
Santoro, lei direttore del TG3 non mi sembra la soluzione migliore. Gli sottolinea, perdiamo un programma con milioni di telespettatori. Minicucci un po' strumentalmente gli fa capire che qualcuno a sinistra non è d'accordo. A questo punto, piuttosto che farsi cucinare a fuoco lento, il giornalista chiede di rinunciare e lo comunica alla Moratti, che in realtà aveva già fatto pervenire alla stampa la notizia dell'imminente incarico per il professionista. Vuole la striscia quotidiana, lo ripete da 5 anni, ma non lo accontentano. È umiliato Santoro, forse anche più solo. Ha dubbio che a sbarrargli la strada sia alla direzione del TG sia proprio D'Alema. Il sindacato, poi la sua cura dei primi anni alla Rai non ne sposa più le battaglie. In Rai fa ascolti invidiabili, ma non gli fanno fare quel che lui vorrebbe fare. Intanto nasce Porta a Porta, la nuova trasmissione di Bruno Vespa che celebra l'ingresso definitivo del genere frivolo nel dibattito politico. Con Porta a Porta Vespa emerge dopo le disavventure partite dalla direzione del TG1 e con la Rai dei professori. Confronto fra i due è immediato perché anche la trasmissione di Vespa sembra tagliata per fare controcanto a tempo reale. Lo stile è curiale, centellinato e spesso accomodante rispetto a quello carnale e viscerale, a volte provocatorio di Santoro, molto più disponibile nei confronti del primus inter pares che l'opportunità del momento suggerisce di trattare con riguardo. Ma su un punto Santoro fa scuola. Vespa ha definitivamente adottato per il suo programma la conduzione in piedi. Alla fine il paradosso è proprio questo. La Rai dell'Ulivo riesce nell'impresa di cacciare Santoro ben prima dell'editto di Sofia, e nonostante per molti anni si avessero provato in tanti senza riuscirsi. Forse litigi con D'Alema, forse il brutto carattere del giornalista, forse qualche passo ma adesso del nuovo consiglio. Alla fine questo è il risultato. Le cose si mettono mai nei rapporti tra neodirigenza e conduttore. In un'intervista rilasciata alla Repubblica subito dopo l'elezione, il presidente siciliano fa capire come Santoro non gli vada a segno, invoca al suo fianco Eco, Strehler e Muti. Con siciliano le prime nomine arrivano inizio agosto. Brancoli, Mimmume, Annunziata, quest'ultima mostratosi sul palco dell'Ulivo a sera delle elezioni. Vanno a direzione del TG1, 2 e 3. Tantillo fa i seri minori così in ordine alle reti. Iseppi è il nuovo direttore generale. Oltre agli incarichi di rete, è testata l'idea e anche quella di togliere autonomia di budget e di movimento alla struttura di tempo reale. Santoro lancia accuse pesanti, si arrende con i D'Alema, i Veltroni, insomma quelli dell'Ulivo che vogliono persone influenzabili e subalterne, altrimenti a nessuno sarebbe saltato in mente di nominare come presidente Enzo Siciliano. Avrebbero pensato a un Angelo Guglielmi, invece accade che l'Ulivo vince pur potendo contare sul più fecondo creatore di televisione innovativa, Guglielmi appunto non lo chiamano. Di Siciliano, che non lo ama, dice che è perfettamente lecito il suo giudizio negativo. Però Siciliano è il presidente di un'azienda e come tale ha da comportarsi. Tempo reale non sarà il primo, né il secondo o il terzo, ma sarà uno dei motivi che giustificano il pagamento del canone. Dunque a Michele Santoro viene chiusa la struttura di tempo reale così come a Minoli quella di Format. Il giornalista salernitano viene inopinatamente ridimensionato e messo da parte proprio nel momento in cui la sinistra conquista il governo. Nonostante il conduttore da tempo manifestasse il suo malumore per come andavano le cose nell'azienda pubblica, è quantomeno paradossale che questo debba succedere dopo anni di accerchiamento. Dopo aver passato indenne l'epoca dei professori della Moratti, proprio sotto il segno dell'Ulivo.
l'esiliato, espugnata Samarcanda. La lacerazione con l'azienda pubblica non si ricompone, come è invece successo altre volte. In settembre la rinuncia del giornalista al servizio pubblico di passaggio Mediaset è sancita. Ne sortisce effetti positivi un ultimo incontro con Siciliano alla fine di agosto. Le proposte interessanti gli vengono fatte in extremis quando ormai la frittata è fatta e troppe cose sono state dette. Deluso e amareggiato dopo essere stato tante volte inutilmente corteggiato, dalla fine invece adesso Santoro decide di saltare fosso e passare al nemico. Una scelta forte che si spiega solo con il trattamento che gli viene riservato e con il fatto che ha potere sull'Ulivo. A fine agosto lascia la Rai e passa a Mediaset. Me ne vado dalla Rai senza drammi e con rapporti sereni, ma con l'impressione che il vento di normalizzazione che sembra aspirare sulla società non lascia indenne l'azienda televisiva pubblica. Sono stato 15 anni nell'azienda, ora vado a vedere cosa c'è dall'altra parte. Il conduttore, passando a Mediaset, non teme spot e telepromozioni né Berlusconi, che ricomenderemo un soggetto politico e come tutti sarà oggetto di attenzione da parte dei miei programmi. Sul versante Mediaset non esultano certo né Fede né Liguori, che avevano in passato affermato di non aver nulla da spartire con il nuovo arrivato. Ma non sono in pochi a godere del risultato. Del resto il tribuno salernitano appare un bel boccone dal punto di vista degli ascolti. La perdita di Santoro, da qualunque visuale la si giudichi, è comunque un colpo serio all'immagine di rinnovamento dell'azienda che il centro-sinistra vuole offrire al paese. Resta il fatto che l'impressione prodotta dalla sinistra alle prese con la TV in questo frangente, ma non sarà l'ultimo, e di molta confusione e di una certa approssimazione. In autunno la nuova gestione dell'Ulivo sconta altri illustri abbandoni. Alle dimensioni di Rodolfo Brancoli, che nel mese di ottobre lascia il TG1, si aggiungono quelle di Renzo Arbo e della direzione artistica della radio, mentre a fine novembre si traspugna anche Pippo Baudo, che già all'inizio dell'anno aveva annunciato di voler lasciare la RAI. Scusi, lei è comunista? Interna nemica e presentatore di Tempo Reale arriva non certo vergine di contatti precedenti. In realtà era dal 91, dopo l'esplosione della prima Samarcanda, che la Fininvest si provava. Sono assasi mai del tutto convinti, anche perché Santoro pensa più che a sé anche all'intera squadra di Rai 3. Il primo approccio avviene alla chiusura di Samarcanda a giugno del 91. Alla TV di Berlusconi. Sotto le insegne del nuovo padrone, l'esordio avviene il 5 dicembre 1996. Moby Dick, così il titolo del nuovo programma, va in onda su Italia 1. Naturalmente in prima serata. Santoro si porta dietro tutto il suo gruppo, da Iacona a Formiglia, a Ruotolo, a Giovanni Brasi, ma non il pezzo di Rai 3, così come aveva sperato di fare negli anni trascorsi. Alcuni suoi vecchi collaboratori e redattori del TG3, che avrebbe sognato, come dichiarato a Petro Volante, di portare con lui nella nuova trasmissione, restano in Rai, da Mannoni alla Berlinguer. Voto femminile invece sarà la piemontese Luisella Costamagna. Laureata in filosofia, precisa, puntuta, si documenta, legge tutto nei minimi dettagli. E forse troppo fredda, Santora vorrebbe più passionale, tenta inutilmente di spiemontesizzarla. Si comincia con due sere a settimana, il martedì e il giovedì, per lui una novità. Moby Dick dunque, ovvero dell'avventura, metafora che a piacere può essere letta come la navigazione inedita di Santoro nei mari della Fininvest, o quella già sperimentata nei marosi della realtà.
La nostra televisione puntualizza con fermezza e orgoglio il conduttore, presentando il programma, non si giustifica con la casacca che indossiamo. La nostra verità, sottolinea per i perplessi e i critici, non era legittimata da Mamma Rai, dal marchio di Stato, ma da noi stessi. Nella nuova impresa la messa in scena non muta di molto, documentari, sondaggi, maxischermi, pubblico in studio, ospiti. Per l'esordio punta su Di Pietro, che rinuncia a venire in studio ma non a raccontare la sua versione dei fatti circa l'abbandono della magistratura. Un po' una sfida all'editore per il quale il politico abruzzese è una specie di bestia nera. L'aspettativa per questo nuovo inizio è molto alta. Il giorno dopo tutti a guardare i dati Auditel sulla trasmissione, ma non sono quelli attesi, sicuramente non quelli che si poteva aspettare per la prima puntata del suo nuovo programma sulle reti Mediaset dopo la cazzata dalla Rai e le conseguenti polemiche. A seguire Moby Dick sono sì e no 3 milioni di italiani, mentre la stampa non gli risparmia titoli sferzanti. Per il conduttore l'uscita dalla Rai, le polemiche e gli ascolti non buonissimi sono tutti fattori alla base di un momento non esaltante e resiste. Si apprende prima con la stampa per gli attacchi che gli vengono riservati dopo il flop iniziale. Poi più avanti nel constatare numeri di spettatori decisamente bassi per il programma, il 14 gennaio sono 2 milioni e 400, così come la settimana successiva. Mette in discussione anche la rilevazione degli ascolti ipotizzando possibili errori. In ogni caso, gennaio la formula bisettimanale muta in un appuntamento ogni 7 giorni, a giovedì più uno, a martedì una volta al mese. La sfida per Santoro è infatti duplice. Martedì Rai 1 ha schierato Lerner che ritorna in TV con Pinocchio, dopo Milano Italia. Giovedì Rai 3 manda in onda prima serata con Lucia Annunziata. La competizione con il primo si fa subito difficile, con la seconda lo è un po' meno e anzi con il passare dei mesi Moby Dick alla meglio. Ma l'audience rimane molto bassa, anche quando Santoro riesce a spuntare sugli avversari. Lo share è sotto il 10%, quasi la metà di quello di tempo reale. Naturalmente non tutto va detto in termini assoluti. Su quella rete, con quel tipo di pubblico, e a casa Finivers, lo stesso Giuliano Ferrari, che adesso è passato ai giornali con la sua istruttoria, non faceva più del 6% di share, meno di 2 milioni di pubblico. Ma Santoro è Santoro, e quello che ad altri si può concedere, a lui non si può perdonare. Dunque il pubblico di Rai 3 non lo segue nel trasloco di rete di casacca. Ci sono 3 o 4 milioni in meno di persone a guardarlo, spettatori che non l'hanno seguito nel passaggio alla TV commerciale. Forse gli nuoce anche la valanga di pubblicità che ne interrompe il ritmo, inusuale per i suoi programmi. Lo hanno tradito i ceti più corti e avvertiti di opinione pubblica, anche se si sono più giovani a guardarlo. È anche vero che i politici da lui non si vanno, soprattutto quelli di sinistra. Il salto della barricata non è agevole. Santoro cerca soluzioni diverse e nuove corde espressive. Il mutamento di pelle in ogni caso risulta difficile. Bisogna riconoscere però che le sue capacità di usare il mezzo televisivo e di raccontare in maniera complessa e accattivante si dimostrano superiori. Del resto, questa è sempre stata la cifra notevole del suo lavoro televisivo: una grande capacità di stare sulle cose, applicazione certosina e quasi maniacale del montaggio nel quale sa esprimere il meglio. Lavoro sulle immagini. I suoi prodotti, pur discussi dal punto di vista dei contenuti, risultano senza dubbio tecnicamente tra i migliori pezzi di televisione in circolazione.
La tripla sfida dell'informazione tra Lerner e Santoro annunziata comporta però un particolare svuoto umano. Curiosamente, infatti, tutti e tre i protagonisti della competizione sono in qualche modo legati a un passato e a una storia comuni, tutti e tre sessantottini in gruppi politici diversi. Lotta continua per Lerner, manifesto per Annunziata e servire il popolo per Santoro. Vicende personali che si sono intrecciate, incrociate, come tra Santoro e Annunziata, entrambi salernitani, entrambi figli di ferrovieri, comunisti amici che abitavano a poca distanza l'uno dall'altro, o tra Annunziata e Lerner, che per un periodo avevano condiviso lo stesso appartamento a Roma insieme con Luigi Marconi, compagno di Lucia, amico di Gad, e un viaggio a Betlemme. Alla fine di marzo è tempo di bilanci, 22 puntate, 2 milioni e mezzo di media di ascolti, l'11% di share in linea con la rete. Il presentatore minimizza, ma si capisce che non era questo l'obiettivo iniziale. Certo, ha dalla sua una più generale tendenza che vede in crisi l'informazione della TV. E nei primi mesi del 97 un calo di audience per tutta la televisione. Alla conferenza stampa di chiusura attacca i politici. Ha i denti avvelenati nei confronti di D'Alema, Prodi, Berlusconi, Veltroni, che non sono mai andati in trasmissione. In autunno Santoro non risparmia qualche frecciata al collega Vespa, che al suo porta a porta ospita D'Alema e Berlusconi, un piatto ghiotto ma non raggiungibile per lui, al quale il salotto su Rai 1 sembra nient'altro che il prolungamento naturale dei palazzi della politica. È evidente che i leader si trovino a loro agio di fronte alle dolorosissime punture che gli infligge Bruno. Qualcosa è cambiato. A parte solo l'esperienza del conduttore sulla rete privata, non morde come nel passato. Una puntata con Previti gli provoca niente meno che un plauso da Ferrara, che gli si rivolge dalle colonne di fuori per una volta senza ostilità. L'arroganza manichea priva di senso della sfumatura e dell'ironia non ti ribolle più come una volta, gli scrive. Finalmente a padrone sei diventato un uomo più libero. Che qualcosa non vada per il verso giusto nella nuova casa lo si nota anche da qualche indizio, come il progressivo raffreddarsi del sodalizio con Costanzo. Tutti si aspettano infatti che i due che avevano animato il gruppo di Telesogno, una volta insieme sotto le stesse insegne, riescano a mettere su le sinergie che avevano telesognato, ma inopinatamente non se ne fa quasi nulla. Tranne un doppio appuntamento. Costanzo Santoro, 27 e 28 marzo, sul Via Arga, la pillola blu da poco introdotta sul mercato. A marzo, al convegno annuale Antenna Cinema, l'ex di Samarcanda aveva fatto capire che la sintonia con il baffuto Hans Holmér stava svaporando. Costanzo è un finto uomo di strada, in realtà rappresenta da sempre l'establishment e il punto di equilibrio politico di Mediaset a Roma, aveva detto. Da Padova Santoro condanna la TV della mediocrità frutto dell'insulso televisivo tra D'Alema e Berlusconi, che alla Rai mantiene il canone e a Mediaset il primato della pubblicità, perché in fondo D'Alema fa comodo che Mediaset sia ricattabile. Non a caso da quando l'Ulivo è andato al governo non ha più posto il problema del conflitto di interessi per Berlusconi. E finché resta così non cambieremo il mondo della comunicazione né il paese. Con l'anno nuovo il 1999 i contatti per il rientro sono stati già avviati. Le notizie che trapelano ogni tanto non vengono nemmeno smentite dal conduttore, che il 17 dicembre ha fatto pace con D'Alema che va ospite in trasmissione. Ad aprile la notizia ufficiale, il ritorno annunciato dal direttore generale Selli, che ai tempi dei professori gli aveva chiesto di vedere la scaletta prima della messa in onda.
Un pezzo di storia della RAI che rientra disse perché la RAI ha bisogno di grandi narratori di storie e Michele Santoro è uno di questi. Il giornalista ritorna. Da qualche malessere sindacale per le modalità dei contratti, ma non su Rai 3. Andrà sulla rete a migliaia di staccare in prima serata, coabiterà con Vespa che gli pose con qualche dissimulato malessere il benvenuto. Non ha ancora in tasca il contratto, ma ormai il ritorno è cosa fatto. Ritorno a casa. A ottobre riprende la sua collaborazione con la RAI, interrottasi tempestosamente poco più di 3 anni prima. L'immagine di Santoro di ritorno da Mediaset, nonostante le capacità di fare informazioni, rimangono intatte. E nonostante qualche acuto importante non è più quella del conduttore Tribuno di Via Mazzini, ma quella era successo con Baudo come con la Carrà della Star che fuori da Mamma Rai perde parte del suo appeal e della capacità di seduzione pubblica. Del passaggio a Mediaset comunque Santoro è soddisfatto. Lo considera un'esperienza molto importante, dove riesce a produrre cose anche notevoli misurandosi con un mondo più difficile, con la presenza della pubblicità, con un pubblico che non è quello della RAI, in una rete non abituata ad ascolti alti. Una volta dentro Rai 1, Santoro e i suoi non riescono per molto tempo a lavorare come si deve. Il conduttore riparte basso, fa poche puntate. Il programma va in onda una volta al mese a martedì in prima serata e si chiama Circus. Un appuntamento itinerante sotto un vero tendone da circo montato apposta ogni volta. Strutturato con veri numeri, sarà il luogo dello straordinario dove il giornalista si propone di fare il saltimbanco della realtà. Il primo appuntamento è con il Kosovo, la questione degli aiuti umanitari ai profughi. Con lui un'ottima squadra, la solita a cui si aggiungono Giovanna Botteri e Paola Spinelli. Il conduttore rimane l'unico in prima serata a fare i conti con l'informazione, sulle altre reti non si provano nemmeno, gli ascolti ritornano come per magia tra i 4 e i 5 milioni. Di Circus vanno in onda 3 puntate prima di Natale, poi da gennaio una puntata ogni 7 giorni fino ai primi di marzo e cambio di serata dal martedì al giovedì. Il pubblico risponde, ma il programma soffre pesantemente di questa discontinuità. Dal 7 marzo per 2 mesi non va in onda per via delle polemiche sulla par condicio in vista delle elezioni regionali di aprile. A suo posto vanno in onda i reportage di Sciuscià, documentari d'inchiesta. A giugno Sarkar viene sostituito da Maurizio Beretta e Santoro punta su Freseo, direttore di Rai 2 e suo vecchio amico. Proprio su Rai 2, prima dell'esordio autunnale con un nuovo programma, in modo di farsi apprezzare nuovamente con i documentari di Sciuscià. Ma in autunno giovedì c'è il Grande Fratello, un nuovo programma che prende il via su Canale 5 che punta a fare audience. Così la trasmissione dell'ex gladiatore di Samarcanda viene spostata a venerdì sera. A malincuore Santoro obbedisce convinto com'è che la RAI non dovrebbe avere problema della controprogrammazione nella psicosi del Grande Fratello. Vara il raggio verde, l'ultimo titolo della serie infilata negli anni. Prosegue così l'abitudine di parlare con i titoli dei programmi, di lanciare con essi un sottile messaggio, quello che coi l'esprit du temps. Come con Sciuscià, siamo dalle parti del cinema, con un titolo che prende spunto da un bel film di Romer, appunto Il raggio verde, quello che la protagonista cerca disperatamente di cogliere un attimo prima del tramonto. Per vederlo bisogna guardare verso l'orizzonte, a calare del sole e concentrarsi molto. I titoli dei miei programmi hanno sempre avuto un significato preciso.
Stavolta volevo dire che siamo in una fase difficile e bisogna operare uno sforzo per uscirne. Il programma parte il 3 novembre. La squadra quest'anno è divisa con Ruotolo e Iacona che lavorano su Shah a martedì in seconda serata, mentre Formiglia e Luisella Costamagna, che Santoro ha ripreso da Italia 1 dove è rimasta per breve tempo, si dedicano alla prima serata del venerdì. Non sono un suo dipendente. Tra marzo e aprile, nel pieno dello scontro, Berlusconi e Uteri, conduttore del suo programma, si posizionano al centro della contesa politica. La parte più conflittuale della vicenda elettorale comincia il 14 marzo, quando a Satiricon, il programma del comico Luttazzi, viene ospitato Marco Travaglio, autore con Elio Verdi del libro Inchiesta L'odore dei soldi, dove si ricostruiscono molti passaggi poco chiari del Berlusconi imprenditore. L'intervista si protrae per quasi mezz'ora. Il giorno dopo arrivano durissime reazioni della Casa delle Libertà. In studio si ripropone il caso Satirico. La questione delle sospette fortune del capo di Forza Italia, nonché l'intervista del 92 a Paolo Borsellino di due giornalisti francesi in cui Sulisse parla di mafia, dello straniero mafioso Mangano che resta d'arco per 2 anni, del ruolo di Marcello Dell'Utri. Così Berlusconi, che aveva imposto al Polo delle Libertà di non comparire nei programmi della RAI, alle 10 di sera alza il telefono e chiama Santoro. Il presentatore non gli dà subito la parola, lo fa aspettare per una decina di minuti, il tempo di mandare per intero servizio su Mangano. Poi gli concede la linea. Il cavaliere è irritato e furente, il dialogo si svolge in questi termini: complimenti per questi processi in diretta, siamo inibiti per come la RAI usa le cosiddette trasmissioni di approfondimento politico, specialmente in campagna elettorale. Santoro non prende la calma. Vuole fare un dibattito con me? Dobbiamo andare da Costanzo. Vorrei solo che mi lasciasse dire due cose, altrimenti posso anche mettere giù subito. Sì, ma sul fatto e senza insultarsi, perché lei prima disse ai suoi di non venire e poi vuole parlare senza rimuovere il vincolo politico. Io non intervengo da politico. Noi come politici continueremo a non intervenire nelle trasmissioni della RAI finché non saremo garantiti di non dover cadere in trasmissioni trappola, come quella. Allora mi dispiace, ma chiudo il collegamento telefonico. Non si può accettare questa sua posizione. Se lei non rimuove il vincolo, non può parlare stasera. È a questo punto che il cavaliere perde la pazienza e quasi gli urla: Santoro, lei è un dipendente del servizio pubblico, si contenga! Io sono un dipendente del servizio pubblico, non sono un suo dipendente, Berlusconi. Poi, sedati un po' gli animi, la telefonata prosegue con il leader dell'opposizione che contesta le ricostruzioni del libro di Travaglio e Verdi. Disse che sono cose vecchie e che le sue società sono a posto. 9 minuti, tanto dura la telefonata che il giorno dopo infiammano la discussione sull'informazione in TV. Il consigliere Galimberti parla di conduzione arrogante. Tutto il popolo chiede di bandire la politica dalla RAI e di bloccare la trattazione di argomenti politici per l'intera campagna elettorale. Invoca anche le dimissioni di Fesseo, attacca il presidente Zaccaria. Il forzista Baldini presenta in commissione di vigilanza un testo di regolamento in cui chiede di non trasmettere durante la campagna elettorale programmi satirici. Si stabilisce il divieto per trasmissioni come Porta a Porta e Raso Verde, il fatto di occuparsi di politica fino alle elezioni. E nei telegiornali la divisione a metà degli spazi concessi a maggioranza e governo da una parte e opposizione dall'altra. E dire che il leader degli Azzurri aveva a detta dell'osservatorio di Pavia una presenza debordante e assoluta in televisione.
Sulla stessa RAI aveva aperto la campagna elettorale il 12 febbraio, porta a porta, con un dilagante monologo senza contraddittorio. Tanto che il giornalista del Corriere della Sera, Paolo Franchi, presente quella sera, ne aveva scritto sul suo giornale chiedendo il ritorno ai tempi e alle regole delle vecchie tribune. Alla fine della trasmissione la tensione si scioglie nell'applauso che Santoro riceve dai suoi collaboratori una volta spente le telecamere. Erano euforici, entusiasti, io invece tremavo per loro, sapevo che l'avremmo pagata cara, sapevo che le polemiche mi avrebbero marchiato come un politico. Una settimana dopo il raso verde dedicato alla satira ospita Vincino, Fon, Guzzanti, Varo e poi i giornalisti Battista, Feltri, Maffai. La puntata però ruota su un'intervista a Montanelli di Elkan, già andata in onda su TMC, molto critica nei confronti delle dichiarazioni di Previti e dello stesso Fini che annunciano in caso di vittoria elettorale piazza pulita in azienda. Il vecchio giornalista disse che frasi del genere gli evocano ricordi poco simpatici. Era il fascismo che si conduceva così, era il fascismo che proibiva la satira. Era Mussolini che non la sopportava. Qui pensano ripuliremo la satira, faremo piazza pulita. Ma questo linguaggio al signor Fini, chi glielo ispira? Questa non è la destra, è il Manganello. A Montanelli succedono prima Feltri che si chiede perché il giornalista abbia convissuto per 20 anni con Berlusconi e poi Travaglio, discepolo del vecchio Indro, che ricorda come egli fu cacciato a pedate dal suo giornale perché non voleva piegarlo alla propaganda elettorale della discesa in campo. Si materializza via telefono anche la voce dell'ex direttore del giornale che non se l'era sentita forse per via dell'età di prendere parte alla trasmissione. Ringrazia Travaglio e rifiuta l'accusa di ambiguità di Feltri, perché precisa di aver conosciuto due Berlusconi, Berlusconi imprenditore privato che comprò il giornale con il patto di lasciarlo libero sulla linea politica. Il Berlusconi capo politico che gli disse di fare la sua politica sul quotidiano, che raduna la redazione all'insaputa del direttore, un comportamento che Montanelli trova di una volgarità, di una prepotenza che mi mettono un certo sgomento. Già la settimana prima il programma aveva toccato i 6 milioni di audience. Adesso riesce a fare ancora meglio con 6 milioni e 130 3.000 e con il 25% di share, un successo. Con questa bagarre l'inventore di Samarcanda si è guadagnato sul campo i galloni di nemico pubblico numero uno del centrodestra del Premier. In realtà non fa altro che applicare la lezione del giornalismo americano che va a scavare sul candidato appena trova elementi che ne possono mettere in discussione moralità e curriculum politico o professionale. Sta sui fatti e li tratta secondo le leggi dell'informazione del mercato. Ma invece che negli States siamo in Italia, lo si capisce bene se su un'emittente regionale Tele Lombardia, Gaspari e altri esponenti della destra italiana dettano al giornalista Vimercati la sera del 27 marzo una lista di personaggi TV da bandire, una vera lista di prescrizione. Tra questi c'è naturalmente anche il conduttore di Raso Verde battezzato il Raso Rosso dagli avversari. I gemelli non nascono. Il risultato delle urne a favore della destra, netto ma non schiacciante, riapre la polemica sui programmi di Rai 2. Tutti molto seguiti. Per il vincitore c'è stata una campagna preordinata scientificamente che gli ha fatto perdere 2.800.000 voti. In effetti, dallo studio di Raso Verde molto si è parlato negli ultimi 2 mesi dell'imprenditore di Arco e delle sue fortune. In campagna elettorale hanno venuti a galla alcuni aspetti particolarmente notiziabili della vita del candidato Premier.
e di questi motoghiotti dal punto di vista degli ascolti. L'informazione si è impadronita. La conferma è l'estrema attenzione suscitata nel mercato TV dai programmi informativi che si battevano alla pari, spesso vincendo in quella stagione con i generi più forti. Comunque a urne aperte si capisce dopo il successo del Polo che per Santoro e compagni la vita si fa difficile. Piuttosto che farsi da parte Zaccaria e la maggioranza del CDA, Emiliani e Balassone decidono di onorare il mandato fino al termine pensando ai palinsesti dell'autunno. Da centrodestra dicono che dopo il raso verde proporre Santoro una cosa inverosimile, quasi una provocazione, come sostengono gli onorevoli Urbani e Romani. Tutto ciò mentre una settimana sì e l'altra pure si chiede la resa del CDA della RAI, secondo gli intendimenti espressi da Previti prima del voto, non faremo prigionieri. Alla fine al conduttore viene garantito di poter andare in onda anche per l'autunno successivo con Sunshine seconda e la solita prima serata. Dal 23 novembre invece Sunshine viene assorbito nel programma che diventa Sunshine Edizione Straordinaria, un titolo che attesta il successo del reportage di Santoro, ma anche una formula che privilegia l'aspetto inchiesta rispetto al dibattito in studio che giunge solo dopo i 50 minuti del documentario. A metà febbraio Santoro insieme a Lucy Grai, in vista del CDA da rinnovare, chiede alla sinistra di non fare rose per nominare un consiglio di garanzia sopra le parti. Invita i DS, la Margherita, Fassino e Rutelli a non fare nomi o accomodarsi a intese di basso profilo. Alla fine la scelta è alta: Staderini, Albertoni consigliere, Baldassare presidente per il Polo, Donzelli e Zanda per il centro-sinistra. Per Iusi Grai il conduttore non è una bella conclusione, quest'ultimo comunque incassa la sconfitta ma evita di sbilanciarsi. In ogni caso il nuovo presidente fa capire subito chi sia nel mirino, annuncia che più che la satira dei fratelli Guzzanti, il vero problema sono i programmi di approfondimento, in alcuni casi animati dalla sfrenata faziosità, l'abuso di potere. Ma la vera decisiva condanna all'esilio per il giornalista arriva non solo a lui da Sofia di Sotto-Aprile. La scomunica avviene quasi per caso, quando un cronista bulgaro chiede al premier se Rai e Mediaset investiranno in quel paese. Qui Berlusconi si lancia in un ragionamento sulla TV pubblica, che finalmente ha una nuova dirigenza dopo l'occupazione militare della sinistra. Anzi, l'uso che Biagi, Santoro e Luttazzi hanno fatto della TV pubblica è stato criminoso. Per cui il preciso dovere della nuova dirigenza è non permettere più che questo avvenga. Al giornalista che gli chiede se per solo lui si augura che i tre siano cassati dalla RAI, replica deciso. Dice che io mi auguro che restino a fare cose che facevano prima, ove cambiassero non è un problema ad persona, ma siccome non cambieranno, le reazioni sono veementi da parte del centro-sinistra, ma non solo. Sul Foglio Ferrara critica pesantemente il Premier definendo senza mezzi termini l'uscita un abuso di potere, in un articolo tanto duro quanto inedito per uno dei giornali di famiglia. L'espressione abuso di potere è la stessa che apre un commento sulla Repubblica di Curzio Maltese, che parla del Premier come un analfabeta della democrazia. Per Michele Santoro è molto più semplicemente un vigliacco che abusa dei suoi poteri per attaccare persone più deboli di lui, alle quali non concede diritto di difesa. La sera dopo va in onda a Sciusciare in azienda lo sciopero della CGIL, quello che poi porterà 3 milioni di persone a Roma. Michele decide di
offerte ai spettatori quella sera saranno più di 6 milioni, uno dei suoi coup de théâtre. Si mette a canticchiare inizio di programma con voce stonata nel silenzio assoluto la canzone partigiana Bella Ciao. Per quasi 3 minuti il conduttore va avanti e indietro cantando, poi apre il dibattito in studio con gli ospiti, tra i quali il sorpreso Battista, Diaconale, Maltese e Rutelli.